Ciao gente, vi do il benvenuto nello speciale di agosto. Se i miei conti sono esatti, questo video esce l'11 agosto, l'11 dell'8. Se lo affianchi, 118. Esattamente come gli elementi della tavola periodica. Dunque oggi vi racconterò un po' di curiosità sulla chimica. È il mio campo di studi, di conseguenza si presuppone che io lo conosca abbastanza e che lo trovi piacevole. Sulla delle due non sono molto sicuro, ma sicuramente mi piace davvero tanto. Saranno 45, la metà di 90, ovvero il numero di elementi presenti in natura. Bando alle ciance, partiamo subito. Come fai a capire se una lampadina era accesa quando ha smesso di funzionare? Semplice, devi guardare se c'è della polverina bianca all'interno del bulbo o fuori dopo se si è rotta. Se era accesa, il filamento era incandescente ed entrando aria, l'ossigeno ha ossidato il filamento e quest'ossido è caduto come polverina bianca. Ed è per questo che restano sotto vuoto. Il DNA, la doppia elica che definisce ciò che siamo a livello genetico, contiene solamente 5 elementi. Le proteine, invece, i mattoncini che compongono il nostro corpo, contiene anche quella soltanto 5 elementi, di cui 4 in comune con il DNA. E quindi solamente per proteine e DNA bastano solo 6 elementi. 14 elementi chimici portano il nome di grandi scienziati, di cui 12 postumi. I due non postumi spettano a Seaborg, il primo che costruì i primissimi elementi artificiali, e a Oganessian, un professore russo attualmente ancora in vita. 9 elementi prendono il nome da nazioni e 14 da città o da regioni, e di questi 14 ben 4 dalla città svedese di Itterby. 8 elementi chimici invece prendono il nome da dei colori, mentre 4 elementi prendono il nome da corpi celesti. Un solo elemento porta il nome del suo scopritore, più o meno. Parlo del gallio. Venne scoperto nel 1875 da Paul-Émile Lecoq, che lo dedicò alla sua nazione, la Francia, col nome latino di Gallia. Allo stesso tempo bisogna ricordare che Lecoq in francese vuol dire il gallo. Un tantinello autoreferenziale, se permettete. Il berillio, quando è presente come impurità all'interno di reticoli cristallini, dà al minerale un colore verde molto bello, come negli smeraldi o nell'acqua marina. Inoltre, i primi nomi proposti per questo elemento era glucinio. Dopo tutti i suoi sali, erano molto dolci. L'azoto è l'elemento di base per molti esplosivi, ma anche per molti fertilizzanti. Fa germogliare la vita, ma la può anche stroncare. L'alluminio è il miglior metallo con rapporto resistenza-peso. Il calcio è l'elemento della costruzione, sia in natura, visto che compone le ossa degli animali e i ossei, ma anche a livello umano, visto che la maggior parte dei materiali di costruzione contiene calcio, come cemento, calcestruzzo, malta, gesso, marmo. Il manganese, se viene inalato un po' troppo, può portare al manganismo, che non è la malattia di chi ti spinge a leggere troppi manga, ma è una malattia al carico del sistema respiratorio e anche di quello nervoso, e può causare episodi di follia. Esistono soltanto due elementi chimici che sono liquidi a temperatura ambiente, il bromo e il mercurio, ma ce n'è quasi un terzo. Il gallio è l'unico elemento che, se lo prendi in mano, si scioglie. Infatti a temperatura ambiente è solido, ma fonde a una temperatura poco inferiore ai 30 gradi, di conseguenza scaldandolo con il calore corporeo rischia di sciogliersi. Il primo utilizzo dell'arsenico sono stati i gioielli, non i veleni. Lo stronzio è utilizzato per colorare i fuochi d'artificio di rosso, e non di marrone. Che strano. Si dice che l'itterbio avesse effetti psichedelici, ma sono stati smentiti da tempo. Nei vari gruppi, ovvero le colonne della tavola periodica per intenderci, gli elementi sono accomunati dalla proprietà che hanno, ma non dal loro nome. Tranne in alcuni casi, come indio e tallio, il cui nome fa riferimento a una banda, rispettivamente indaco e verde talea, nello spettro di emissione. Niobe e tantallio, che prendono il nome da Niobe e Tantalo, figlia e padre nella mitologia greca. Ed Europa e Americio, che fanno riferimento ai rispettivi continenti. Gli elementi chimici dopo il 92 non esistono in natura, e così anche il 43 e il 61, tecnezio e promezio, che non sono abbastanza stabili per esistere in natura senza andare incontro a un decadimento radioattivo. Tra l'altro il promezio lo si stava ricercando anche a Firenze e non soltanto negli Stati Uniti, e quindi si voleva chiamarlo Florenzio, ma gli americani ci sono arrivati per primi. Di solito si pensa che il rame sia il miglior conduttore, ma in realtà l'argento conduce ancora meglio, solo che purtroppo si ossida molto velocemente e quindi perde queste proprietà. Di conseguenza parlo dell'elemento puro. Nel dubbio, argento e rame se lo possono combattere soltanto perché purtroppo Fritz è mancato, era lui il miglior conduttore. L'elemento più fastidioso di tutti è l'indio, perché se piegato rapidamente produce uno stridio fastidiosissimo. E vabbè, le persone sorde non avranno problemi, no? E allora per loro ci procuriamo un bel po' di tellurio, visto che, se puro, puzza da matti di aglio marcio. Anche il bromo non ha un buon odore, dopo tutto il suo nome significa proprio puzza. Ma sapete com'è? È cancerogeno.
idrogeno e vanno bene gli scherzi puzzolenti, ma non quelli dal reparto oncologico. Lo iodio è importantissimo nel nostro corpo, visto che è necessario, tra le altre cose, anche per la crescita. Tuttavia ce n'è davvero poco perché ce ne bastano minuscole quantità. Se non ne avete abbastanza potete assumerli grazie al sale iodato. Oppure ce lo provo pastiglie e integratorie vere e proprie, consultatevi con un medico se ne prendete troppo, rischiate di fare danni. Dopotutto, in caso di incidenti nucleari, spesso la gente assume queste pastiglie di iodio perché altrimenti uno dei soliti dei classici prodotti dal decadimento radioattivo è lo iodio 131. Quindi si assume più iodio di quanto di solito ne abbiamo bisogno, in questo modo occupa per bene tutti quanti gli spazi dove dovrebbe andare lo iodio e quindi non c'è spazio per lo iodio radioattivo. Tuttavia aspettate che ci sia un'allerta nazionale perché prendere troppo iodio può essere pericoloso. È lo stesso principio secondo cui se vi avvelenano col metanolo la soluzione è ubriacarsi perché si occupano tutti quanti i siti dove potrebbe attaccare il metanolo con l'etanolo, ovvero l'alcol, quello etilico, quello che si beve normalmente nella birra, nel vino. Quindi sì, in caso di avvelenamento da metanolo la sbronza è la soluzione. Praseodimio e neodimio erano un tempo considerati lo stesso elemento, ma sono stati distinti grazie agli ossidi di colore diverso. Il praseodimio li fa verdi e quindi è stato chiamato gemello verde. Il neodimio li fa rossi ed è stato chiamato nuovo gemello. Coconiodimio non gli piaceva proprio, ma quanto pare. Il samario è un elemento chimico molto importante per la lotta contro il cancro e il suo numero chimico è 62. Breaking Bad, che è una serie che parla delle tragedie di un uomo affetto appunto da cancro e parla anche molto della chimica, ha esattamente 62 puntate. L'europio è utilizzato per emettere luce rossa negli schermi digitali, quelli televisivi dei computer per capirci. Quindi se vedete un'immagine digitale dell'Europa con del colore rosso potete vedere l'europio che illumina l'Europa. Il verde invece si fa col terbio. Altro elemento utilizzato per i colori è l'erbio, che di solito dà il colore rosa a molti gioielli. In realtà dal colore rosa prende il nome il rodio, ma a quanto pare quell'elemento non è veramente rosa. Dopotutto quel colore figura soltanto nel suo spettro. Il lutezio nei paesi di lingua germanica è ancora chiamato cassiopio. Deriva ancora dall'inizio del Novecento, in cui l'elemento venne scoperto dai francesi che lo chiamarono in onore di Lutezia, la città su cui è stata edificata Parigi. Erano gli anni dei grandi nazionalismi e di conseguenza i tedeschi si opposero, proponendo di chiamarlo secondo la costellazione di Cassiopea. Ormai anche loro hanno iniziato a chiamarlo Lutezio, però è ancora spesso diffuso il nome Cassiopio, per quanto il simbolo chimico sia sempre LU. Il renio è l'ultimo elemento a essere stato scoperto, tuttavia è largamente utilizzato all'interno dell'industria aeronautica, specialmente quella bellica. L'osmio è l'elemento più utilizzato nelle sfere di pentasfera. Inoltre è l'unico elemento in grado di privarsi di ben 8 elettroni. L'iridio è l'elemento che proviene di più dei meteoriti in rapporto alla quantità che c'è già sulla Terra. In valore assoluto sarebbe il ferro, ma ne abbiamo così tanto nella crosta terrestre, per non parlare del nucleo, che fa poca differenza. Mentre se guardiamo il rapporto tra elemento presente già sulla Terra e quello che arriva sui meteoriti, vince l'iridio. Il platino è uno degli elementi più preziosi al giorno d'oggi, ma non è sempre stato così. All'inizio, quando venne trovato dagli spagnoli nel Nuovo Mondo, pensarono che fosse di scarso valore e quindi lo chiamavano platina, un diminutivo e forse anche dispregiativo di plata. L'oro è un elemento incredibilmente inerte, reagisce con pochissimi altri composti. L'unico acido che lo scioglie è l'acqua regia, ovvero una parte di acido nitrico e tre parti di acido cloridrico. Quindi i succhi gastrici del nostro stomaco gli fanno un baffo, a meno che non lo riempiamo lo stomaco per un quarto di acido nitrico, ma meglio evitare. Di conseguenza, e questa qua la dedico a chi mi segue anche per i video di Azoyaf, se vogliamo essere proprio schifosamente ricchi possiamo mangiare cibo cosparso di una patina d'oro e non venendo digerito viene espulso, e dunque possiamo tranquillamente dire che abbiamo cacato oro. Il mercurio è un elemento molto tossico che può causare disturbi al sistema nervoso e anche della follia, oltre beh, a un ingrandimento della testa. Nella seconda metà dell'Ottocento era molto utilizzato dagli artigiani che producevano cappelli e che quindi riportavano spesso questi sintomi. Da qui nasce il personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie del cappellaio matto, che c'è descritto appunto con la testa molto grande. L'autore Lewis Carroll era un matematico, ma ne sapeva anche di chimica. Dopotutto nel libro Alice attraverso lo specchio la protagonista si domandava se il latte che vede riflesso nello specchio avesse lo stesso sapore del latte che c'è di qua dello specchio. La risposta è no, non hanno lo stesso sapore, e Lewis Carroll lo sapeva. Parlo di chiralità, del fatto che le molecole sono speculari,
Qua si entra un po' troppo nello specifico, non è fatto più un video generalistico. Il piombo è l'ultimo elemento non radioattivo, tuttavia l'elemento successivo, il bismuto, ha un tempo di dimezzamento pari a migliaia di volte l'età attuale dell'universo, quindi possiamo starsene tranquilli. Per fortuna direi, perché ci sono di quei minerali di bismuto che sono bellissime, sarebbe triste se fossero veramente radioattivi. Il polonio è il primo vero elemento radioattivo nella tavola periodica ed è tristemente noto per essere utilizzato come arma di eliminazione di oppositori politici da certi regimi. È ironico che venga utilizzato per questo scopo. Dopotutto, quando venne scoperto nel 1898, lo stato della Polonia non esisteva più da circa un secolo, spartita tra Austria, Germania e Russia. Lo scoppio dei coniugi Curie era quello di sensibilizzare quantomeno la comunità scientifica alla questione del popolo polacco. Il radio era molto utilizzato nella vita di tutti i giorni, prima che si scoprisse che fosse radioattivo. Era un po' come l'amianto del secolo scorso, non che l'amianto sia radioattivo, ma comunque cancerogeno. In modo molto simile al radio, anche il torio era frequente. Veniva spesso utilizzato in un ambito specifico, i dentifrici. Quando poi si è scoperto che era radioattivo, si è dovuto cercare qualcos'altro per rendere i denti bianchi splendenti. Le due bombe atomiche tristemente utilizzate in ambito bellico, oggi che registro tra l'altro è il 9 agosto, quindi anniversario della seconda, hanno utilizzato due elementi radioattivi differenti. La prima, Little Boy, sganciata su Hiroshima, era a base di uranio, mentre la seconda, Fat Man, sganciata su Nagasaki, era a base di plutonio. L'americio è un elemento artificiale radioattivo, ma è presente in piccolissime quantità negli elevatori di fumo, quelli che devono far partire i sistemi antincendio. I due maggiori centri di ricerca nucleare del XX secolo, Berkeley in California e Dubna in Russia, hanno entrambi ottenuto il loro elemento chimico. Cioè, ne hanno tenuti tanti, diciamo che hanno ottenuto l'elemento chimico a loro dedicato. La prima radiografia della storia venne realizzata da Röntgen il 23 gennaio 1896, sulla mano della moglie, su cui si vede chiaramente l'anello nuziale. Non so voi, ma io la trovo come una cosa incredibilmente romantica, visto che quella radiografia era destinata a entrare nella storia. Solo un italiano ha vinto un Nobel per la chimica, Giulio Natta, nel 1963, assieme al tedesco Carl Ziegler. Lo stato che ha dato i natali a più Nobel per la chimica sono stati gli Stati Uniti d'America, con 56, seguito dalla Germania, con 37, e dal Regno Unito, con 32. Delle quattro persone ad aver vinto ben due premi Nobel, soltanto uno non ne ha vinto almeno uno per la chimica, ovvero John Bardeen, vincitore nel 56 e nel 72, entrambe le volte per la fisica. Marie Curie lo vinse nel 1903 per la fisica e nel 1911 per la chimica. Linus Pauling nel 54 per la chimica e nel 62 per la pace. E Frederick Sanger nel 58 e nell'80 entrambe le volte per la chimica. Quando il parrucchiere o la parrucchiera ci fanno i capelli biondo platino, non ci spruzzano nessun prodotto contenente tracce di platino, e ci mancherebbe altro, se no costerebbe un casino. Diciamo che contengono ossidanti molto molto forti in grado di sbiancarci i capelli, distruggendo i pigmenti. Restiamo in tema di capelli. Questi sono composti da proteine, principalmente cheratina, composta quindi dai soliti 20 aminoacidi. Uno particolarmente abbondante è la cisteina, che tende a legarsi con altre cisteine, formando ponti di solfuro e quindi le cosiddette cistine. Questi legami danno la forma ai nostri capelli, ovvero lisci o ricci. Quando il parrucchiere o la parrucchiera ci fanno la permanente, spruzzano dei riducenti che spezzano questi legami, ci acconciano i capelli in modo che siano ricci, e poi ci spruzzano degli ossidanti che tornano a ricreare quei legami, che però saranno disposti in modo diverso, così che avremo i capelli ricci. E questa abbondanza di zolfo spiega anche perché quando ci bruciano i capelli o i peli si sente una forte puzza di zolfo. Litio, berillio e boro hanno nuclei stabili, non sono radioattivi, tuttavia i successivi elementi, carbonio, azoto e ossigeno, hanno nuclei molto più stabili, e che quindi i primi tre che ho detto sono stati creati in quantità molto minore. Questo è triste per diverse categorie di persone. Il boro dispone di una chimica molto vasta e affascinante, e quindi i chimici piangono. Le impurezze di berillio danno un colore bellissimo a certi minerali e pietre preziose, e quindi i gioiellieri piangono. Il litio potrebbe esserci dannatamente utile per delle batterie che potrebbero migliorare la nostra vita, e quindi l'intera umanità piange. I primi quattro elementi sono, per pura coincidenza, associabili ai quattro elementi empedoclidei. Idrogeno significa colui che genera acqua, elio deriva dal sole, quindi fuoco. Il litio può essere utile nelle batterie, quindi rimanda all'elettricità che nell'antichità era vista soltanto come fulmini nel cielo, e quindi aria. E infine il berillio è responsabile della colorazione di molte pietre preziose,
Dunque, terra. Secondo la nomenclatura tradizionale dei composti inorganici, i sali dei vari elementi riprendono la radice del nome stesso dell'elemento, ma mettono la desinenza in oso o in ico, a seconda dello stato di ossidazione. In questo modo, dei sali di rame prendono il nome di rameoso. In testi più vecchi, ramoso. Wink wink, fan di Harry Potter. I sali di azoto, detto anche nitrogeno, possono essere nitriti. Mentre sali di curio, se non fossero così radioattivi, potrebbero essere curiosi. In chimica organica, i sali hanno la desinenza in ico. I loro sali, invece, mantengono la radice, ma cambiano la desinenza in ato. C'è un acido che è chiamato acido malico. Quindi i sali che forma sono chiamati malati. Pertanto quelli che forma, reagendo con il calcare, prendono il nome di malato di calcio. Non sono molto utili, ma sono divertenti. Va bene? Il video finisce qui. Mi dispiace di non avervi detto di come fare robe pericolose tipo il napalm o l'LSD, ma in caso scrivetemi su Instagram, vi spiegherò tutto quanto. Non è vero, non vi spiegherò assolutamente nulla che possa nuocervi, ma per il resto lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video, un non mi piace se non vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate tanti commenti, io vi saluto, statemi bene e ciao ciao! Alla prossima!